conversazione scaturita da diciamo 2 anni fa che ho presentato all'Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, quindi uno studio ugualmente di questa tematica sulle chiese, quindi sulla liturgia e l'architettura contemporanea. Quindi il tema è l'architettura contemporanea e la liturgia è il popolo di Dio che vive questa architettura e vive anche la liturgia. È stata fatta una pubblicazione e quindi mi baso un po' su questa su questo studio che ho fatto. E già vorrei annunciare che anche gli atti un po' che verranno diciamo elaborati in questi 2 giorni saranno poi prodotti e penso che si troveranno nel mio sito, dove avremo tutto il video, tutte le varie informazioni e a chi interessa tutta la documentazione. Allora io volevo cominciare anch'io con, però io comincerò con Benedetto XVI, quando nel luglio del 2011, nel suo discorso in occasione del 60° del sacerdozio rivolto agli artisti della Cappella Sistina, dice: cari amici, non scendete mai la creatività artistica dalla verità e dalla carità, non cercate mai la bellezza lontana dalla verità e dalla carità, ma con la ricchezza della vostra genialità, del vostro slancio creativo, siate sempre con coraggio cercatori della verità e testimoni della carità. Fate risplendere la verità nelle vostre opere. Lo Spirito Santo vi illumini e vi guidi. Ormai constatiamo tutti la difficoltà, della contemporaneità e degli edifici, come diceva anche Farabegoli, che non sono più canonici come lo erano prima. La Chiesa oggi contemporanea non parla più, come parlava prima, della potenza di Dio, ma purtroppo parla della debolezza dell'uomo. Il Concilio Vaticano II vuole affermare che i riti e le strutture ad esse necessarie siano idonei alla loro funzione, la quale non solo quella di realizzare, ma anche di significare. Infatti la difficoltà oggi è proprio quella di avere edifici che abbiano un significato, svolgono il loro scopo, ma manca di significato. Abbiamo perduto, o meglio dimenticato, il suo vero valore autentico, trascurando i vari esempi storici. Ciò ha portato alla rottura col passato, perdendo la memoria storica e rimanendo disorientati sul presente, che non annuncia nessun futuro. Abbiamo barattato ciò che ci appartiene con ciò che è più commerciale e pubblicitario. Abbiamo guardato alla forma, perdendo e dimenticando volontariamente il vero contenuto. Guardiamo al mezzo che veicola e non al fine che ci caratterizza, Cristo. Abbiamo scambiato l'edificio sacro con un volume. Abbiamo barattato la regalità per un piatto di lenticchie. Abbiamo scambiato lo spessore della fede con l'enfasi e il sentire leggero. Abbiamo scambiato il contemplare con il vedere, il mistero con il guardare, l'amore con il sentire. Abbiamo diviso la bellezza dalla bontà e dalla verità, come si diceva anche prima. Nell'analisi degli edifici che adesso andiamo a vedere, che sicuramente conoscerete tutti o perlomeno chi ha da tempo interessato a questa tematica dell'edificio di culto o chi ha realizzato edifici di culto, che in qualche modo si è confrontato, ho distinto 3 categorie di questa edilizia specialistica considerando la dimensione. Ritengo che la dimensione dell'edificio di culto sia fondamentale. Qui nell'immagine vedete 6 edifici, no? Quello centrale è una cappella, cioè rispetto ad altri edifici o
grandi chiese, è fondamentale verificare la loro dimensione e la loro scala, affinché non siano oggetti di design, ma vere architetture. Mi piace riprendere quello che disse nel 65 Dieckmann, che ha scritto: «Se state per costruire una chiesa, voi vi accingete a creare una cosa che parla. Parlerà dei significati e dei valori e continuerà a parlare. E se parlerà dei falsi valori, continuerà la sua opera distruttiva». È un po' questo il problema. Se non l'architettura, l'edificio del sacro, ma qualsiasi altro edificio o persona, non considera l'aspetto della verità, della bellezza e della bontà, rischia di essere non piacevole, insomma. Dieckmann osserva la situazione di crisi dell'architettura di culto moderna e del limite vissuto nel suo luogo dove si svolge l'azione liturgica. Certo, oggi non assistiamo più a madornali errori come nel passato, ma occorre sempre avere la meta fissa per non incorrere inevitabili inciampi che rimarranno sempre evidenti e avranno un effetto negativo come espressione di un falso valore. Si constata però che l'artista spesso non si esprime attraverso il tradizionale repertorio di figure e forme sacre, in quanto egli non le vive più come tali. Ciò provoca in non pochi credenti un senso di smarrimento di comprensione riguardante l'arte sacra contemporanea. La causa principale è la persistenza di una certa pigrizia creativa e mentale, determinata dall'autosufficienza che non produce, ma copia e replica continuamente, come avviene nella nostra cultura postmoderna, appiattita e seriale. La natura dell'arte non ha bisogno di una figura biblica per essere sacra o di tutti gli effetti, o di un elemento religioso unito all'opera d'arte. Sarebbe una sovrastruttura che denoterebbe una sua povertà e superficialità. Invece deve risultare la spiritualità propria della materia e della forma che lo compone. E qui tutti possiamo riconoscere visibili ciò che, come è vero, buono e bello, e ciò che è invisibile agli uomini. Allora, io come primo esempio di edificio, qui c'è la chiesa della Risurrezione, la cattedrale della Risurrezione di Botta. È un edificio, adesso vi farei vedere prima, diciamo, tutte le immagini per avere una dimensione per chi non la conosce, sia della parte esterna. Questo è l'ingresso. Sia della parte esterna, la sezione, la pianta. Questo è l'interno e abbiamo il presbiterio, il ballatoio, la copertura con un immenso triangolo a traliccio. Questo è un particolare del presbiterio. Il cilindro ha un diametro di 39 metri e un'altezza interna variabile dell'aula di 17 metri all'ingresso principale. Ha i 34 diametralmente opposti, quindi 17 e 34 metri, sopra il presbiterio. Il cilindro tronco è una forma semplice e indefinita che richiama la pianta centrale dell'edificio, che se non fosse per la croce che si innalza nella parte più alta al proseguo dall'incastellamento gettante dalle campane, non richiama a una chiesa cristiana. Qui abbiamo questa formazione di tigli, sono 24 tigli, e direi che come presenza di una natura sulla copertura in nessuna chiesa si è mai vista, sicuramente nel mausoleo di Adriano, ma quella non era una chiesa. Lo spazio interno è mega volumetrico e teatrale ed angosciante. La percezione è rivolta verso il presbiterio, palco, che appare fiacco e sminuito nella sua definizione di cattedrale, mancando nell'arredo liturgico di carattere e forza.
Infatti, a differenza del cerchio interno in mattoni nel presbiterio, le architetture liturgiche sono realizzate semplicemente in legno con l'altare in marmo bianco. E come vedremo in botta, ogni spazio liturgico è sempre risolto ambiguamente in questa modalità e nella ripetitiva scelta delle sedute per l'assemblea. La forma del cilindro, che presuppone che esista un punto centrale, in quanto manca di assialità e direzionalità, risulta ambiguo cercare poi in un punto focale nel presbiterio, per giunto privo di carattere architettonico, liturgico e simbolico. Infatti ritengo che in tutta l'architettura della Chiesa il presbiterio manchi proprio di un carattere di forza e di evidenza. Osserviamo ora la Chiesa di Moneo. Nostra Signora degli Angeli a Los Angeles. Qui l'architetto ha partecipato a un concorso ad inviti che poi è risultato vincitore. Questa è un'immagine notturna, questa è l'immagine verso il presbiterio e la croce che vediamo all'opposto, sì, la parte principale. Questo è l'interno. Qui Moneo non ha realizzato gli arredi, ha realizzato solamente le architetture, perché il Vescovo ha voluto che realizzasse solo le architetture. L'architetto non solo, questo diciamo preso dagli articoli di Casabella, quello che lui riferisce in merito a questa chiesa. Quindi sono tutte parole sue, proprio per capire anche l'approccio che un progettista dovrebbe avere all'interno per la progettazione della Chiesa. L'architetto non solo è uno strumento della società, ma in quanto soggetto è responsabile di ciò che sarà il Tempio, del suo carattere. La risposta in questo caso scaturisce da ciò che è di più intimo e personale. Qui l'architettura è venuta in mio soccorso, il ricordo e la memoria di ciò che sono gli spazi che considero religiosi mi hanno suggerito quale doveva essere l'atmosfera architettonica della cattedrale, del cui progetto mi avevano incaricato. Quindi Moneo ricorda, nel ricordo e nella memoria, di cercare di realizzare la chiesa secondo delle caratteristiche, quindi si è rifatto alla sua conoscenza di architetto. La riflessione che mi piacerebbe si ricavasse è che a noi architetti viene ancora chiesto di intervenire al servizio della società, ricorrendo a categorie che l'architettura del passato ci aiuta a scoprire e che sono ancora valide per l'architettura di oggi. La Chiesa è uno spazio chiuso, il suo essere chiuso mette in risalto la diversità dello spazio aperto della spianata. La Chiesa è orientata ad est ed è disposta liberamente nel lotto. L'architettura mira a far sì che i fedeli possano percepire lo spazio sacro come conquista. Quando presentai il primo modello mi era chiaro quale doveva essere l'atmosfera che si doveva percepire nella Chiesa, che è un luogo di sosta e di calma, dove l'individuo si raccoglie nella solitudine e comunica con gli altri fedeli nella partecipazione rituale. Credo che al giorno d'oggi l'esperienza religiosa condivida quanto venne teorizzato dai mistici medievali. Pertanto la Chiesa deve essere un luogo che favorisce il rapporto individuale tra soggetto e Dio. Quindi, nonostante che Moneo non fosse un religioso, la sua intenzione è proprio quella di recuperare dalla memoria storica e quindi un'atmosfera e uno spazio che sia identificativo per l'uomo e significativo del culto religioso. E direi che negli arredi sacri che qui vediamo, l'altare, la sede del Vescovo, manchi di quella forza che poi l'architettura invece nella luce, anche perché le vetrate sono tutte in alabastro, e poi c'è tutto qui corre un deambulatorio ai lati della navata con le cappelle rivolte verso l'esterno.
Adesso vediamo la famosa chiesa di San Pio, di Renzo Piano. Questo è l'interno con il presbiterio, dove questi archi partono. Questo è un particolare del presbiterio. Bene, qui proprio la chiesa è stata concepita planimetricamente con l'idea di un ventaglio. Da un punto centrale generatore partono ogni 10 gradi enormi archi parabolici sfalsati verso il centro a formare una pianta libera a semicerchio. I grandi archi con luce media di 40 metri sono 17 che sorreggono la copertura in legno lamellare non visibile da un controsoffitto piano in legno. Quello che considero e vorrei far evidenziare come questi archi, alla fine strutturalmente, l'edificio è concepito come scaricare, invece che a livello di terreno, sul pavimento, la copertura, scarica sugli archi il proprio peso. E quindi come se avessimo continuamente degli archi, cioè dei ponti. Questa struttura è stata molto criticata all'inizio da un collaboratore di Enzo Piano che partecipava come teologo, padre Giacomo Grasso. Infatti nel suo volume lui ne parla, in questo libro qua, Chiese, architetti di chiese, alcuni eventi dal 90 al 2010. E poi è stato sostituito con un altro sacerdote. E lui aveva criticato questo aspetto. Lui, padre Giacomo Grasso, aveva partecipato anche al concorso sì, per le chiese di Roma per il 2000 in riferimento a quella di Chiesa di Meia. Quindi il percorso verso l'altare è un processo. È un processo di ulteriore approfondimento. Dopo il sbarrimento iniziale è possibile approdare al presbiterio. Qui si coglie il fulcro del progetto e la sua genesi planimetrica e altimetrica. Fra la pesantezza dello spazio sostenuto e la liturgia rarefatta in un ambiente dominato da giganti. Un'aula così inusuale evidenzia i limiti di questa realizzazione, che si possono individuare in due punti, di cui uno è quello strutturale e l'altro è liturgico. L'idea del ventaglio planimetrico blocca ogni possibile organizzazione spaziale interna, gradevole, accogliente e armoniosa. Il ventaglio innalzato crea uno spazio completamente anomalo, determinato percettivamente da una serie di lombrichi giganti che impediscono di concentrarsi sul presbiterio. Lo spazio interno nel suo complesso viene qui spezzato, in modo tale da impedire di assistere sereni al rito liturgico che avviene nell'ampio e dispersivo presbiterio. Presbiterio che per essere visualizzato anche dal fondo del santuario ha richiesto l'utilizzo di una parete curva degli archi generatori, di fatto annullando la sua idea generatrice. Quello che qui invece è interessante è che queste parti vetrate con la luce che filtra sulla copertura rende un'atmosfera all'interno della chiesa molto leggera e quindi questa copertura non è pesante ma crea una certa atmosfera. Questi sono i puntoni d'acciaio che scaricano sugli archi. Questi archi non sono fatti in cemento armato ma in pietra. Ogni blocco di pietra che è stato spostato dal sito San Giovanni Rotondo in Toscana per essere rettificato e controllato e poi riportato per essere montato. Anche questa ulteriore tecnologia mi pare molto eccessiva. Possiamo adesso parlare delle opere artistiche all'interno della chiesa, di cui nel portale abbiamo quella di Mimmo Paladino. Tutte le persone che passano poi sono tutte divertite a toccare proprio le figure. Il
piacere. Infatti si vede che non è più bronza questo portone, ma tutti stanno a... E questa deve essere proprio l'arte, che non è un'arte che si vede, ma che viene vissuta. Le opere artistiche sono state realizzate da Mimmo Paladino nel portale d'ingresso principale, mentre le altre opere sono di Arnaldo Pomodoro del Presbiterio, e la massiccia croce, posta sopra l'altare, sfigura rispetto agli archi e accentua la pesantezza del presbiterio. L'altare è realizzato a forma di piramide rovesciata, semplice e puro nel suo colore candido, è una sorta di spina che spezza il pavimento, ma non si sa che simbolo sia per un altare. L'ambone è un recupera un'immagine opposta dell'altare, della ricercatezza figurativa, drammatica e prolungata, verso l'assemblea, una scena evocativa prettamente scenografica e teatrale. Sono per me delle opere artistiche che sia questa geometrica e sia quest'altra figurativa che si oppongono. Mangi? Ho detto... Mimmo Paladino, ma ho detto Mangi, sì. Andiamo al santuario di Fatima. E anche qui è stato fatto un concorso e ha vinto l'architetto Tombazis, greco. E questo è quello che dice, allora, diciamo, bisogna precisare l'edificio qui in fondo, l'edificio questo circolare, questa, qui c'è una cappelletta delle apparizioni che è avvenuto nell'inizio secolo del Novecento. E c'è anche la Madonna con la famosa incastonata pallottola che ha colpito Papa Giovanni Paolo II. Quindi questa è un'apertura. E poi c'è la chiesa alle mie spalle, cioè qui dietro, c'è la chiesa degli anni primi del Novecento, consacrata nel 1953. Quindi si è reso necessario, anche perché qui vengono partecipano almeno 5 milioni di pellegrini all'anno, si era necessario questo edificio per la liturgia, ma anche qui sotto, sottoterra, ci sono dei locali per i confessionali, per tutte le varie altre funzioni liturgiche, ma anche per la liturgia, quando è di modeste dimensioni. Quindi non viene utilizzata più la vecchia chiesa neogotica, ma si utilizza questa struttura nuova. In definitiva, adesso vediamo un po' com'è l'edificio. Quando parlavo prima delle grandi strutture, mi rendevo conto che questa è dimensionata fondamentalmente per accogliere i pellegrini. Non ha nessun valore di enfatizzazione, di caratterizzazione, ma è una sala liturgica, come può essere la Sala Nervi a Roma, insomma, cioè, anche se è una chiesa della Trinità, però per la sua dimensione, per il suo carattere di accogliere tanti pellegrini, si perde la dimensione del raccoglimento. Dopo aver affrontato le chiese diciamo, di grande dimensione, che arrivano superano i 400 ai 1000 posti, andiamo a vorrei affrontare quelle parrocchiali. Questa qui di Foligno San Paolo offre diversi aspetti da analizzare, come questa croce che non è più una croce ma è un parallelepipedo che mi ricorda più 2001 Odissea nello spazio che è proprio una croce. Qui abbiamo la chiesa con il sagrato e questo sono i locali parrocchiali. La chiesa è un parallelepipedo lungo 22 metri, largo 22, lungo 30 metri e alto 26 metri. Ha vinto il concorso per le chiese nel 2000, 2001 quindi è stato realizzato.
tutto completamente in cemento armato. Qui andrebbe fatta un'analisi anche di come è stato realizzato, però adesso direi andiamo oltre, altrimenti ci perdiamo. Però andiamo diciamo, sull'aspetto figurativo e formale. Un cubo che fissa lo spazio nelle sue tre dimensioni e nel suo stare inserito nell'ambiente urbano si contestualizza come un oggetto fra tanti oggetti volumetrici inseriti nelle nostre città. In poche parole, non si addomestica con il tessuto urbano e cozza in maniera stridente con il paesaggio naturale, proprio per il suo carattere esclusivo ed incisivo. Il cubo manca di relazione col suo contesto, in quanto accentua e attrae a sé ogni spazio e ogni volume che lo circonda. Se questo riguarda il suo carattere con l'esterno, quando entriamo all'interno, la dimensione simbolica è alterata, fissata e annichilita nelle sue immense pareti che non permettono una sorta di via di fuga. Ancora più marcato è il senso del mistero, che qui viene completamente annullato. Quindi possiamo vedere come tutto il sagrato, la chiesa che si solleva 1,5 metri dal pavimento, abbia questa nastro finestrato che funge da porta. Quindi possiamo anche considerare come adesso la porta viene vista rispetto anche alle porte delle varie chiese, se non quelle gotiche, che hanno una loro simbologia, che hanno un loro valore e significato. Per chi entra. Qui per chi entra direi che proprio è anonima la cosa. La percezione spaziale bloccata dalle pareti e quindi ogni tensione spirituale viene contrastata. Abbiamo chiaro come il cubo in sé, senza relazioni con il cerchio e fine a se stesso, conduce all'uomo robotico. L'idea di materializzazione si oppone a quella di spiritualizzazione. Poi c'è l'altro aspetto che Fuchs si pone nella Chiesa, che all'interno di questo cubo, lui pone un altro cubo e dice: la sospensione di un volume all'interno di un altro, vedere attraverso il cemento il cielo, dall'esterno all'interno all'esterno. Però se noi andiamo a vedere la chiesa, qui di cielo non vediamo niente, vediamo solo queste figure un po' geometriche che non hanno nessun significato con l'architettura. Infatti vogliamo bene, capire bene la scelta progettuale generatrice che lo ha determinato, come si relaziona il volume dal cubo con la chiesa cristiana. E quale significato dare allo spazio interno del doppio cubo con il rito liturgico, ammesso che ne abbia uno? Questo è il presbiterio, da notare l'altare che adesso si fa tutti come un cubo, per un parallelepipedo, l'ambone e la seduta del celebrante. Come vedete poi, alla fine, la gente ha bisogno di elementi che caratterizzano un po' e diano memoria e storia. Viene posto il crocifisso e viene posto la custodia eucaristica storica. Poi alla fine si cade lì, si ha bisogno di qualcosa che ci dà memoria e ci dà storia. Anche perché, come dicevano molti, il nostro futuro lo viviamo nel passato. Che se non abbiamo passato e non abbiamo memoria e non ci ricordiamo del passato, il nostro futuro è vano, come qua, cioè non abbiamo una risposta chiara. Questa è la chiesa di San Clemente, progettata da Gregotti. Questa è la chiesa e questi i locali parrocchiali. Il rivestimento è con la pietra della Valtellina. La
l'interno verso l'ingresso con il fonte battesimale. Come vedete, il fonte battesimale è sempre uno spazio che è difficile da affrontare e da capire, perché liturgicamente come si risolve, come si fa? Sul presbiterio non è possibile metterlo o vicino, però non funziona come... liturgicamente non funziona, perché la gente è rivolta verso l'altare, ma non certamente verso fonte battesimale. Questo è il presbiterio, si è voluto un po' caratterizzare il presbiterio con l'altare, l'ambone, vedete la sede con il diverso pavimento del celebrante e degli accoliti, una statua particolare. Elemento caratteristico di questo edificio è questa torre. È questa torre luminosa che raccoglie la luce e la porta all'interno. E poi un'altra caratteristica delle chiese, che non si capisce mai perché non debbano avere mai finestre verso l'esterno, oppure si trovano molti edifici dove la copertura della chiesa è spezzata completamente. Qui per fortuna diciamo la rottura all'interno della copertura e viene creato questa torre. E questo direi che è un elemento notevole che aiuta a portare sia la luce all'interno, ma anche a creare un ambiente molto confortevole. Quindi qui abbiamo l'ingresso, le sedute dell'assemblea, il fonte battesimale, qui i due confessionali, la scala che porta sulla questa torre, e questo è il presbiterio, come si svolge. E poi un'altra considerazione che dovremmo sempre valutare. Le nostre funzioni, diciamo, le funzioni liturgiche dura diciamo mezz'ora, tre quarti d'ora, e c'è queste sedute. Gli ortodossi fanno la liturgia che può durare anche due o tre ore, no? E la fanno sempre in piedi. Vabbè che sia un movimento, però rimangono in piedi. Occorre anche cominciare a pensare come distribuire le sedute, perché fare sempre le sedute così seriali e così, diciamo, come dei soldati verso l'altare, ma non creare un ambiente più libero. E questo andrebbe riflettuto. Quest'altra chiesa è del Sacro Cuore a Monaco, conosciuta anche questa. Quindi questa è la chiesa in cristallo, le due porte che si aprono, e quindi a questo involucro di cristallo esterno c'è un'altra chiesa all'interno che impedisce alla luce di accedere, quindi filtra. Quindi si fa un'architettura per dare luce all'interno, ma ci vuole un'altra architettura che la oscuri. Abbiamo il sagrato. La torre campanaria sempre con la croce in cristallo. Questa chiesa è costata 14 milioni di euro, cioè locale parrocchiale. Non so se ci sono ancora chiese che costano così tanto. È interessante questo aspetto qua del cristallo, perché ci dà l'idea proprio di come man mano che... osserviamo verso la parte del presbiterio ci sia questo oscuramento, quindi un po' il Sacro Cuore con qualcosa che viene nascosto, celato, che invita all'ingresso. Questo è l'ingresso con l'artece, con la zona con la doppia diciamo struttura, no? Quella interna che maschera la luce dell'esterno. E qui si ha l'accesso al coro e all'organo superiore. Vediamo la vista verso l'organo, è il coro superiore, è l'ingresso, e le vedute anche una notturna con le luci. L'involucro esterno in cristallo delle pareti è formato da un'intagliatura in metallo con riquadri rettangolari, posti in orizzontale dove la molteplicità del singolo pezzo
si identifica nell'unità della parete grande. La trasparenza e l'opacità rendono un cuore non completamente visibile, una parte rimane nascosta al mistero da continuare a contemplare e partecipare direttamente al suo interno, gonfio di amore per l'umanità. Il secondo involucro interno è una struttura in legno leggera che smorza infrangendosi la inevitabile luce solare diretta, luce che segna la sua presenza in ombre proiettate all'interno dell'aula presbiterio ed emana una sensazione di quiete dalla pelle trasparente. Il luogo non parla, è scarno, il luogo è una perenne attesa muta, assenza con il nulla, ed assente. La sialità è forzata in un volume protettivo prima, spazio filtrante poi e infine luogo liturgico. La risposta in termini di spazio liturgico ha perso l'idea del suo contenitore che ne avrebbe valorizzato la scelta progettuale e che nel rito avrebbe agevolato la sua valenza espressiva. Gli spazi che ci accingiamo ad osservare sono spesso mistificanti e anonimi, mancanti di un riferimento e confronto con un ambito di rito cristiano che ha prodotto 2000 anni di arte e architettura e che oggi si riduce sensibilmente ad una negazione di dialogo e di rapporto come luogo della scena assente. Lo spazio è ridotto al nuovo fare senza alcun contenuto, come se leggerezza e trasparenza dello spazio e dell'architettura liturgica contemporanea parlassero senza riconoscere a chi si sta parlando, se ad un popolo o a un Dio, ma ancora peggio se lo spazio e la forma architettonica comunicano altro. Andiamo alla chiesa famosa di tutto il mondo, quindi la conosciamo tutti, dirò solamente due aspetti che considero. Uno, diciamo, è sull'architettura come concepita. Le possenti pareti non sostengono la vetrata centrale di copertura, ma si richiede un'ulteriore struttura di sostegno. Le pareti ascelle sostengono solo se stesse come monoliti curvi indipendenti e inefficaci, ad essere architettura, ma opera di un alto valore costruttivo, strutturale, formale e di design. Nell'architettura di chiese contemporanee assistiamo ad una chiusura ermetica laterale, con un'unica fonte di luce proveniente dalla copertura. Qui invece la luce è globale e inondante, come uno tsunami che ci disorienta. I limiti in questa realizzazione sono la mancata direzionalità dell'architettura in uno spazio frantumato e gli ampi spazi visivi che distraggono e i continui ampi scorci fra le pareti e la copertura trasparente. Entrambi riducono la piena partecipazione liturgica. Lo spazio interno, come la dimensione esterna, è definito da ciò che manca, cioè dal collegamento fra le parti curve e quelle rettilinee, in un sistema di involucro irrisolto architettonicamente e mediato da neutrali e anonime pareti vetrate, frantumate fra i gusci e la parete opposta rettilinea. Il tema fondamentale di questa chiesa è stata la realizzabilità dei tre gusci, superando ogni problema statico, tecnico, architettonico, culturale, così visi dal committente. I gusci sono elementi prefabbricati formati da 346 conci, ciascuno di 12 tonnellate, e servono per formare una parete che tiene a se stessa. Quindi questa non è architettura, ma rivestiti in un cemento bianco mescolati con inermi inerti di marmo di Carrara, montati attraverso un carroponte alto fino a 36 metri, operante dal 99 al 2002. E ora andiamo al presbiterio. Manca un vero e proprio progetto dei luoghi liturgici di spessore, adeguati alla liturgia attuale,
e non assenti anonimi solo per veicolare uno spazio strumentale che risulti mistificatorio, se non opportunamente progettato. Una semplice impressione suggerisce come i poli liturgici testimoniano una sorta di ponte di manovra di una nave, con l'ambone che funge da posto del timoniere. La parola diviene azione di manovra della nave con l'assemblea che funge da viaggiatori. Il celebrante, ovviamente il capitano di manovra, rivolto verso l'assemblea che gestisce il viaggio, assieme ai suoi subalterni disposti nel presbiterio di comando. L'altare, nel nostro caso, diviene uno spazio immaginifico del viaggio, azione speculativa, psicologica del rito liturgico, proiettato sulle bianche pareti e inondato dalla luce naturale diurna e artificiale notturna. Il caso voluto che manchi ogni riferimento culturale e storico sui temi della religiosità cristiana nelle pareti, ad esclusione della sola croce, impone un radicale stravolgimento del rito cristiano, dove la macchina liturgica e l'azione di orazione comunitaria conducono verso un estetico percorso meditativo rivolto verso un nuovo mondo composto da individualità alla ricerca della luce e del candore. Il bianco della Chiesa vuole identificare un veicolo di nuova religiosità contemporanea, eliminando ogni riferimento culturale, storico e immaginifico di quanto ci ha preceduto, che ora è andato perduto ed è stato sostituito con il nuovo, il migliore, la novità alla quale tutti dobbiamo adeguarci e somigliare. Spero di sbagliarmi, ma se questo intende rappresentare la Chiesa e altre chiese contemporanee, anche di prossima realizzazione. E così infatti avviene, perché la maggior parte delle chiese a questo aspetto, quindi non è un problema contemporaneo. E poi da notare come l'afflusso di tanta luce che qui avviene in maniera non controllata richiede da parte del progettista verso il presbiterio e anche verso l'ingresso realizzare delle architetture come fondale. Vado verso la fine. Ancora c'è un po' di tempo. Questa chiesa è interessante, è in Germania, è la chiesa di Santa Maria sul Mare, si trova sulla costa tedesca nel Mare del Nord. È un luogo, un sito UNESCO appartenente al patrimonio naturale dell'umanità. I tre elementi che determinano l'edificio sono, come qui si vede benissimo, sono la pianta rettangolare, l'aula a forma di croce e questo taglio lineare. Questa è la pianta, quindi abbiamo il presbiterio, una chiesa molto piccola questa, anche se parrocchiale molto piccola. Questo è l'ingresso principale, ci sono altri due ingressi. I tre elementi che determinano l'edificio quindi sono la base rettangolare, lo spazio cruciforme e il taglio curvilineo. Creano un complesso emergente di spazi e massa che fa riferimento sia alla tipologia storica della chiesa sia all'ambiente marino locale. Le pareti della chiesa sono costituite da un guscio portante in cemento armato separato da una pelle esterna di mattoni per mezzo di uno strato isolante. Questi mattoni sono stati cotti due volte proprio per dare questo colore particolare. È una tradizione locale quella di cuocere due volte il mattone. Il processo generativo che ha condotto alla struttura del tetto e del soffitto mirava a ottenere un motivo dinamico e variabile di luce e ombre, presente nell'arco dell'intera giornata e per tutto l'anno. Quindi tutto, adesso parte il progetto, però l'elemento caratterizzante all'interno dell'edificio è, riprendiamo sempre il colore bianco candido e questa copertura con questa luce
particolare. Il motivo risultante a fasce di luce ondulate ed enigmamente distorte determina atmosfera all'interno della Chiesa. Le fasce di luce distorte della Chiesa è un buon edificio e che richiama fedelmente all'architettura organica e al dibattito interno e al movimento liturgico in Germania. Se andiamo ad analizzare le ultime chiese, questa, anche questa penso che sia conosciuta, cioè non è di rito cattolico, si trova in Finlandia ed è all'interno di un'isola dove c'è una struttura oncologica, quindi è una cappella privata. Adesso quindi andiamo a individuare quello che per me sono le cappelle private, cioè che non hanno una caratteristica di edifici parrocchiali, quindi con della gente attorno che vi partecipa. All'esterno l'oratorio esprime una vera emergenza nel contesto e anche ad evidenziare il percorso che sale illuminato di notte verso il suo interno, il suo ventre. Proprio il suo interno lascia perplessi, un poco interdetti per l'assialità forzata e la verticalità accentuata, l'altezza interna è doppia della sua larghezza. L'orditura strutturale, archi cuspidati, accentuano l'orizzontalità visiva, anche perché l'abbaglio della luce diffusa richiama la sua presenza che ricade sull'altare. In definitiva, questa tipologia di edificio, di spazio scatolare, da un lato preannuncia l'incontro con la luce, pensato come divinità generica. Quindi una sosta di attesa meditativa e psicologica. Dall'altro, la barca rovesciata ricorda una sorta di tumulo tombale, un'urna. Ora veniamo ai maestri dell'architettura. La chiesa dell'autostrada di Michelucci, che abbiamo fatto ultimamente anche un viaggio che purtroppo non è stato possibile vederlo perché c'era una ripresa RAI all'interno, però è stato un motivo di interesse e di studi anche quella giornata. Sandro Benedetti condensa bene il significato di questo edificio cultuale. Quindi non è una chiesa parrocchiale, quindi è una chiesa di proprietà di Autostrade S.p.A. E quindi viene utilizzata sporadicamente. Per Michelucci questa chiesa doveva essere un edificio dove negli anni, stiamo parlando degli anni 50-60, dove chi viaggiava fra Roma e Milano si doveva fermare a Firenze e qui sostare. Però come vediamo, già la chiesa è contornata da tanti altri edifici o autogrill e quindi ha perso anche la sua natura di caratterizzazione. Però la sua funzione non c'è, non esiste. Anzi, su quel viaggio si ricordava che grazie al sacerdote che la curava e che diciamo, l'apriva, la chiudeva continuamente alle persone che vi volevano accedere, era possibile visitarla, altrimenti era impossibile. Neanche Fondazione Michelucci può diciamo, utilizzarla, perché la proprietà di Autostrade è di difficile verifica, anche perché si sta deteriorando e non ci sono proprio finanziamenti per sistemarlo. Dicevo appunto di Benedetti che critica un po' una sorta di pietrificata e suggestiva foresta posta a sorreggere il velo della grande tenda, sistemi di pilastri che contribuisce a declassare il ruolo liturgico e simbolico della gerarchia spaziale dell'interno, per cui l'altare da elemento cardine
e centro dello spazio diviene elemento secondario. Dato che la maestà dei noti denodusi rami in cemento armato, diramatisi dai pilastri albero verso la copertura, diviene protagonista imperiosa dell'immagine. Quindi si perde completamente il rito e il fulcro dell'altare e della liturgia. Invece si ha più, viene più caratterizzato sia questo elemento curvo che potrebbe assomigliare a una tenda, ma non ha il simbolo della tenda perché è in cemento armato, come gli alberi in cemento armato non hanno nessun riferimento né simbolico né di... è solo un'architettura, diciamo, piacevole, gradevole anche dall'esterno, ma che non concentra al rito liturgico. Ribadiamo come in questa chiesa vi sia accentuata la ricerca della sensazione di pelle, in sostituzione dello spirituale, lo spazio magico al posto dello spazio spirituale, che è disintoso per l'uomo. Chiudiamo con la chiesa più importante del mondo. Questa famosa di cui tutti hanno poi nei decenni passati, preso spunto e imitazione. Anche questa non è una chiesa parrocchiale, è una chiesa dei monaci, che ci sono le benedettine, che poi Renzo Piano ha fatto un ampliamento per l'accoglienza. Questo è un edificio dove ci possiamo vedere i vari punti degli altari. Questo è il presbiterio, questa è la seduta, le sedute messe in diagonale, e qui c'è lo spazio di un altare con la sede per la liturgia all'esterno. È un punto panoramico perché nella Seconda Guerra Mondiale poi è stato bombardato il vecchio edificio di culto. Qui io mi riferisco ad Argan, che critica come studioso dell'arte come negativo questo progetto l'errore di Le Corbusier è di aver simulato una fede che non ha. Essa, come dice lo stesso Le Corbusier, punta ad evocare e cerca di interpretare una religiosità della terra, della caverna, di luogo di culto vissuto secondo una emotività primitiva, fortemente piegata alla magia del sito. Di questa particolare e riduttiva interpretazione dell'esperienza e dello spessore religioso, una religiosità naturalistica e magica, che si fanno portatrici le forme architettoniche. Quindi, stando proprio al suo autore, un sensazionalismo di alto livello genera e guida le scelte formali, chiudendo l'opera nel circuito del naturalismo, ancorché del psicofisiologico, quasi escludendo le ragioni del culto del tema, allontanandosi da quello che è il cuore tematico dell'opera. Emerge così nell'opera corbusiana una dimensione della religiosità mistico-naturalistica dai tempi precristiani, cioè pagani, alla quale è finalizzata la strumentazione formale. Rochamp influenzerà molti architetti e quindi altrettante chiese saranno realizzate successivamente come esemplari di un modello ripetuto nella sua dimensione mistico-naturalistica che enfatizza lo spazio interno come veniva nel periodo barocco e gotico, da fasci di luci fenestrati a suscitare una emotività superficiale e ridondante, dove nella luce appaia, e lo vediamo bene all'inizio nella parte finestrata, dove nella luce appaia la divinità, tutto falsamente concepiti più per fraintendere che a richiamare alla verità, alla bellezza e alla bontà, e qui mi ricollego al discorso iniziale. Occorre ricercare quanto sia ancora attuale il tema del sacro e sia invece più funzionale la sua rappresentazione di ciò che non è e di ciò che non significa. Questa è un'altra chiesa, ma qui
dirò nient'altro, però farò esempio di questa chiesa perché in Norvegia, sempre di monache, però vediamo come è risolto in maniera più felice lo spazio rivolto verso la natura. Io ho finito e vi ringrazio.